Hai presente quelle aziende che ti vincolano con contratti da migliaia di euro per le tue forniture? E come premio, in cambio, ti propongono corsi di taglio e colore con questo tipo di lavori. Ora, fermo restando che sono bei lavori, questa è arte, no? Quindi possono piacere, alcuni sì, alcuni no. Ma tu questi lavori li fai tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, quante volte l'anno? Oppure fai dei lavori che ti permettono di fare cassetto tutti i giorni? Infatti oggi sono qui perché voglio condividere con te un mio punto di vista. Hai visto di quali lavori parlo? Ora ti faccio una domanda. Dimmi la verità, quanti di questi lavori riesci a fare in una settimana? E in un mese? E in un anno? Forse uno? Forse due? Forse tre? Forse neanche uno? Adesso parliamoci sinceramente. A cosa serve fare questo tipo di aggiornamenti con queste tecniche o con questi lavori? Se praticamente non li usi quasi mai. Aspetta, non usandoli, se tutto va bene, dopo 3 settimane non te le ricordi più. Devi riprendere tutto in mano quello che hai fatto 6 mesi prima. Io mi sono sempre spesso scontrato anche con i colleghi, no? Che andavano a fare corsi nei fine settimana e la domenica e lunedì, quando il negozio è chiuso, spendendo cifre considerevoli, 400, 500, 1.000 euro, sai, poi devi parlare anche che devi spostarti, a meno che tu non abbia il corso dietro casa, quindi mettici benzina, autostrada, vitto, alloggio, sono tutte spese che sono a carico tuo, quindi devi fare anche tutti questi conti. Quello che ho cercato di realizzare io in tutti questi anni è andare incontro al professionista, ma perché mi sono trovato io per prima dall'altra parte, no? Adesso ho venduto il negozio, non sto lavorando più in negozio, ma mi occupo solo di formazione, faccio solo questo e quindi ragionando da vecchio, tra virgolette vecchio, ma anche no, parrucchiere, ho detto ma io investo soldi per la mia formazione. Non solo, investo anche tanto tempo, ma quanto mi torna indietro di quello che sto investendo per la mia formazione? Lasciando un attimo da parte quelli che sono i contratti che facciamo con le aziende cosmetiche, che ci vincolano comunque ogni anno ad acquistare migliaia di prodotti, cioè migliaia in euro, non migliaia di prodotti, ma anche migliaia di prodotti. Allora, sapendo tutto questo, cosa ho fatto? Ho avuto l'idea, mi è venuto in mente di fare questo progetto, quindi formazione a chilometro zero. Io ho avuto quest'idea di dire formazione a chilometro zero. E infatti quello che io propongo nei miei corsi sono delle tecniche sia di taglio che di colore che di acconciatura, base un po' evolute, che sono comunque lavori che tu fai praticamente quasi tutte le settimane, se non tutti i mesi, nel negozio. Quindi è un approccio più diretto con la cliente reale, perché di quei lavori che abbiamo visto prima, forse appunto avrai una cliente su 500, 1000 clienti che avrai, che di tanto in tanto si fa questi lavori un po' particolari. Ma per un lavoro così ci metti un po' della tua fantasia, del tuo sapere, non hai bisogno di andare a spendere 2.000 euro di corso all'anno, 3.000, quelli che sono, e vincolarti con le aziende promettendoti nuovi stili, nuove mode. Cioè, fondamentalmente, con cosa lavori tu nel tuo negozio? Lavori con le stesse pieghe e sempre con gli stessi tagli e più o meno con lo stesso look, dico più o meno. Poi ci sono le nuove tecniche, chiamiamole nuove, dello chatouche, del balayage, che sono sempre, insomma, su una cosa portatile, o meglio dire, sono tipi di lavori che tu puoi fare, che riesci a fare, ma non sono quei lavori di cui parlavo prima. Forse ti ho fatto un po' di confusione, ma sostanzialmente di cosa stiamo parlando? Io ti sto parlando delle basi del colore, delle basi del taglio, delle basi del fond, delle basi di qualsiasi tipo di lavoro o tecnica che noi facciamo, svolgiamo giornalmente nei nostri negozi. Nel tuo, io non ce l'ho più.
sono magari quelle stesse basi con cui hai iniziato e che magari in parte hai rimosso, oppure non le esegui più con le stesse modalità che le eseguivi all'inizio. E tante cose si sono perse nel tempo, secondo me, no? Quindi c'è da rimettersi un attimo in gioco e ripartire rispolverando tutto quello che è il vecchio. Le basi sono le basi e per costruire un grattacielo ci vuole una base, ci vuole una fondamenta e così per tutte le cose. Io dico sempre questa frase, io non voglio insegnare niente a nessuno. È un confronto tra colleghi. Ti piace quello che faccio? Lo vedi, lo guardi, lo compri. Non ti piace? Va bene, fai qualcos'altro. Quindi, se vuoi vedere quello che realmente faccio e che faccio ormai da 14 anni, vai sul sito www.tagliocapellifacile.it e poi ne riparliamo. Intanto, buona giornata.